abbiamo bisogno di più attenzione da parte della staff, questo tutto qua. Più attenzione significa, in parole povere, forse anche brutte, più soldi, mezzi migliori e diciamo uno sguardo anche ai nostri piazzali, ecco, insomma, non sempre solo agli altri corpi. Resteranno con le braccia incrociate dalle 9 alle 13. Il CONAPO, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, ha infatti proclamato per sabato 9 dicembre uno sciopero di 4 ore al quale aderiranno anche i vigili del fuoco aretini. Noi manifestiamo perché per avere l'equiparazione con gli altri corpi dello Stato, che fanno parte anche, come la polizia per esempio, che fa parte del nostro stesso ministero, e sia sul discorso retributivo che sul discorso pensionistico. Perché i vigili del fuoco, diciamo, sono sempre, quando succede qualcosa, poi sono sempre tenuti sotto i riflettori, lo Stato fa bello, diciamo, con i pompieri. Però quando poi le luci si spengono, vengono un po' abbandonati. Sono, diciamo, sempre le stesse richieste, perché non ci sono stati grossi passi avanti da questo punto di vista. Ecco, anche gli stanziamenti promessi, a nostro avviso, sono sempre pochi e mal distribuiti. E più volte avete richiesto anche un rinnovo del parco mezzi. Sì, quella è purtroppo una cosa che penso possa essere anche sotto gli occhi di tutti, che i nostri mezzi sono particolarmente vecchi e che spesso vengono, diciamo, riparati, forse più con la buona volontà che con l'aiuto dello Stato, ecco, sì, questi problemi ci sono, assolutamente sì. Basta vedere i filmati di qualunque calamità per rendersi conto che i mezzi molto spesso sono più vecchi dell'età media dei pompieri, che già è molto alta. Il servizio chiaramente sarà garantito lo stesso, questo è va da sé questa cosa, insomma il servizio, il soccorso tecnico urgente sarà garantito comunque, diciamo questa è la nostra unica forma di sciopero, ecco.